Proprio dall'Est Europa, dall'Oriente, dove sorge prima la luce, sono giunte le tenebre della guerra. Pensavamo che invasioni di altri paesi, brutali combattimenti nelle strade e minacce atomiche fossero ricordi oscuri di un passato lontano. Ma il vento gelido della guerra, che porta solo morte, distruzione e odio, si abbatte con prepotenza sulla vita di tanti e sulle giornate di tutti. E mentre ancora una volta qualche potente, tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese di interessi nazionalisti, provoca e fomenta conflitti, la gente comune avverte il bisogno di costruire un futuro che o sarà insieme o non sarà. Ora, nella notte della guerra, che è calata sull'umanità, per favore non facciamo svanire il sogno della pace.